Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Saints Row 2, parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Mi sono accorto di una cosa montando i primi episodi e mi scuso per questo, ma il volume nelle cutscene delle voci era veramente basso. Infatti era tutto quanto al 50%, non chiedetemi perché, però ho abbassato un po' la musica, ho alzato un po' gli effetti e ho alzato il più possibile la voce. Non volevo fare 100% perché non volevo sovrastasse tutto, ma che almeno si sentisse durante le cutscene, che cazzo. Oggi iniziamo dai Brotherhood. Perché iniziamo dai Brotherhood? Perché mi trovavo qua in zona e ho, a mio malgrado, scoperto che questa missione la faremo più avanti. Ho deciso che la faremo più avanti perché adesso no, adesso sarebbe troppo presto. Ho comprato un po' di casupole qua in giro, mi manca solo, vediamo, il condominio, giusto. Poi queste l'ho prese, il condominio e l'hotel, diciamo le ultime due, quelle più costose che ci sono. Ci fossero i trofei su PlayStation 2 di Saints Row, adesso avremo quasi il trofeo di comprare tutte quante le dimore. Iniziamo la prima missione di The Brotherhood. Vediamo che vogliono. Prime impressioni. Oh, guarda che belle caverne. Che bello che sono. Porca troia, con quegli occhiali stiamo molto meglio. Tu sei il capo? You, Mero. That's right. Where's your crew then? I don't need one. Questo è vero. Are you sure about that? I could kill you right now. No, you couldn't. Questo è vero. What do you want? Listen, I'm not stupid. I know who you are. There's no reason for us to tear each other apart. E c'hai ragione. I'm listening. Here's what I'm thinking. We divide still. I hear voices this way. Shit! Perché si trovavano qua? È questo che mi chiedo. Perché la polizia era da queste parti? Per quale motivo ci stavano inseguendo? Sapevano che avevamo questo incontro? Abbiamo una talpa? Ehi, ho capito, però venite qui, ragazzi. Ma sti culotti da dove sono saltati fuori? Scusami. Vai, Maero, uccidi. Spezzagli il collo. Ce n'è qualcun altro qui? Sembrerebbe di no. Ecco fatto. La stun gun? No, non la scambio con la spada, fottiti. Ho molte più armi belle, ma non le scambierò per quella. Aspetta un attimo. Aspetta. Beccati questo. Addio poliziotta. C'è qualcun altro qui? Qualcun altro che vuole fare l'eroe? Sembrerebbe di no. Solamente dei codardi che stanno scappando. Forza voi due prima che mi dà di nuovo il segnalino che siete troppo indietro. Peccato che in Saints Row 3 ancora non hanno il, come si chiama, il premio di rispetto per aver colpito le parti intime, diciamo così. Madonna, avere le munizioni infinite per la pistola fin da inizio gioco è sicuramente un ottimo obiettivo. È sicuramente un bonus incredibile. Phantom Caverns. Aspetta. Signora, si sposti da lì. Credo di averlo colpito, perfetto. Pensavo di aver colpito la signora che stava passando davanti. Tu da dove sei arrivato? Ma scusami. Ecco qua. In Saints Row 3 in poi. Ma questo è inciampato, ma poverino. Da Saints Row 3 in poi, quando colpisce le parti intime di un nemico, ti dà. Ecco, loro già fanno la mossa. In Saints Row 3 ti danno punti rispetto. Ecco fatto, via la signora. Qual è la cosa interessante a livello di storia? Che potremmo in teoria già sparargli nella schiena a Maero e nessuno direbbe niente. Nessuno lo saprebbe mai, sarebbe stato un incidente. Scusami. Ecco appunto, è stata la polizia e non noi. Dai, tirati su, va. Tirati su prima che effettivamente realizzo quello che ho appena detto.
Altri pulotti che vogliono fare gli splendidi? No, eh? Solo tu. Via contro le rocce. Ecco fatto. Qualcun altro? No, eh? Tutti troppo codardi per venirmi contro, vedo. Ecco fatto. Risparmiamo anche un po' di munizioni, già che ci siamo. Giusto per usarla, in realtà, solo per quello. Io prenderei... non lo so. Prenderei la strada. Vieni, dai. Non mi va di andare a farmi un giro in barca. Aspetta. Ecco qua. Aspetta. Ai! Bellissimi i punteggi dei lanci. I punteggi dei lanci sono bellissimi. Qualcun altro? No, eh? Perfetto. Riporta Maero al suo nascondiglio. Beh, l'importante è che salite in macchina, allora. Forza, Maero. E allora, se volete sparare, sparateci pure. L'importante è che io non becchi i prossimi sassi, però. Mi ricordo che, tipo, una delle prime volte che ho iniziato questo gioco, ero finito esattamente... stavo per dire esattamente questa cosa. Ero finito esattamente in questo punto ed ero caduto in acqua. Pensa un po' quanto il futuro si ripete. Per evitare probabilmente la stessa macchina della polizia, lo stesso gruppo. Venite che rubiamo lo SWAT, va? Aspetta. Venite, venite. Ci staremo in quattro? Credo proprio di no, però vabbè, Maero ha preso la macchina, quindi è abbastanza intelligente. Ok, sì, è abbastanza intelligente da seguirmi, forza. Ecco fatto, con sto bel furgoncione hai voglia che ci liberiamo la strada. Sento anche un elicottero in lontananza o sbaglio? No, forse è il furgone. Forse è il furgone della SWAT che fa questo rumore che sembra un elicottero, ma non lo è. Ma levati. Eccoci qua, perfetto. Via tutti, siamo della SWAT. Ma dai, Maero, mi è venuto in culo. Prime impressioni. Ehi, ragazzi, siete forti. Un po' troppo luminoso qua, eh. So here we are. Jesus, it's like a coked up sideshow. Pretty impressive, huh? Aren't you worried about being in the open? People know to stay away. Vabbè. How's my truck coming? Donny! It'll be ready for the competition. Guardalo. Thanks, che noi l'abbiamo riconosciuto, ma lui non ha riconosciuto noi, forse. Light up. Madonna, quanta luce però. You're back. Ciao! You expected anything less? Olla, quanti soldoni! Hi, I'm Jessica. Nice to meet you. Hey, I'm Carlos. I'm still Jessica. You know, you remind me. Mamma mia! Che cattiveria! I'm kidding. I was kidding! Babe, you want to count the cash? Sure. Dai, fai qualcos'altro, per favore, dai! Hey! Aren't you the guitarist for the Feed Dogs? Yeah. Don't encourage him. Listen, lady, you guys met at one of my concerts, so I don't want to hear it. Don't you think you have enough tattoos? Brother, I got a lot of canvas. E questo c'ha ragione. Faccia so quello che vuole, Carlos, fatti i cazzi tuoi. The Brotherhood is about to come into something big, and I think the Saints are going to want to get in on the ground floor. Può essere. So what's the offer? 2080. I'm assuming I get the 80. Yeah, sure you do. You really expect me to take 20 and say thanks? On your hands and fucking knees. Pure. Is this a joke? I used to own still. Used to is right. Time's passed you by. Now you're a has-been with some burn scars. I suggest you shut the fuck up before... You're kidding me, right? Hey man, be cool. You really Sta buono, se no il tatuaggio esce male. Like you and Gat have a chance against the Brotherhood? Sì. We'll see. Let's go, Carlos. Carlos, via dalle palle. Honey, you want me to have someone take care of them? No.
They'll be dead soon enough. Ah, sicuramente, sicuramente saremo morti, eh. Ci ha visto lungo lui, eh. Se, come no. Quartiere guadagnato, ottimo, altri $500. E tante altre missioni sbloccate. Beh, direi che con rispetto siamo a posto. Abbiamo 72, penso che un bel po' di missioni me la possa permettere di fare. Quindi, signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, fermo. Sempre qua sotto, noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!